E anche oggi, amici di Chef in Cucina, vi saluto da Mamma Rossa insieme al nostro Francesco D'Alessandro e insieme alla nostra Buongiorno. Maki Fukuoka. Buongiorno Jennifer. Direttamente dal Giappone, qui ad Avezzano, da Mamma Rossa, per insegnarci i segreti della cucina nipponica. Vero Francesco? Sì, è una grandissima opportunità. È vero. Avere Maki qui con noi. Ci segue ovunque andiamo, chi diamo il suo supporto e ci segue, quindi... È fantastica, una grande professionista, ha tanto da insegnare. Allora Maki, il piatto di oggi? Sì, oggi facciamo piatto unico di riso con pollo, quindi piatto unico. Ok, bene, mi piace questa cosa. Sì. Poi oggi facciamo, prima cosa da farvi vedere che come si fa brodo dashi, perché brodo dashi è fondamentale per cucina giapponese. Che cos'è dashi? Dashi è brodo fatto con kombu, ariga kombu, e questo si chiama katsuobushi. Ok, sì. Ed è? Tonno essiccato. A tonno essiccato, sì. Quindi è un brodo che si fa con quest'alga, sì, e con questo tonno, sì, essiccato. Ok. Quindi okay, prima cosa che un litro d'acqua. Ok. Tipo di 10 cm quadrato, okay, mette nell'acqua per minimo mezz'ora. Quindi questa è un'alga. Alga e si trova qui da noi, sì, in Italia? Sì, ultimamente, okay, sì, si trova. Ok, ok, perfetto. Quindi questa dobbiamo comprarla esattamente com'è. Sì. E questa cosa invece tonno essiccato? Sì, anche si trova questo, okay, ultimamente. Quindi una volta lasciato mezz'ora nell'acqua, okay, inizia a mettere fuoco. Poi prima di iniziare a bollire bisogna levare il kombu, okay, al kombu, poi mettere questa katsuobushi dentro. Okay. Poi una volta, appena inizia a ribollire, bisogna spengere, perché se bollire che viene un po' amaro, quindi okay, meglio okay, evitare a bollire. Okay. Okay. Quindi dopo 30 secondi scolare e brodo è pronto. Il brodo è pronto e noi sarebbe... l'abbiamo... ed è questo, e noi l'abbiamo già preparato, sì, in precedenza. Sì. Poi che facciamo? Poi allora facciamo, iniziamo a cuocere con cipolla tagliata sottile, okay, con pollo. Ok. Pollo anche va bene sia a parte del petto o sia coscia, ma è coscia è più saporito, quindi io preferirei buona utilizzare la coscia. Coscia. Sono d'accordo. Allora iniziamo. Allora iniziamo. Mettiamo prima il brodo, questo è 100 ml, okay, per due persone. Per due persone, ok. Poi ricordo ai nostri telespettatori che ovviamente tutte le dosi sono indicate in grafica a fine puntata. Che bella ricetta questa, sì, Francesca. Sì, un piatto unico, comunque sia, che avrà tutte le proprietà. Poi mettiamo la completo, cipolla, sì, tagliata così. Quindi cipolla tagliata sottilmente, sì, e brodo. Quindi cipolla e brodo, non abbiamo aggiunto olio, vero Francesco? No, niente, non utilizziamo olio. Allora, la coscia di pollo è tagliata a bocconcini. Ok. Poi mettiamo mirin, sake dolce. Ok. Queste due cucchiai. Questi sono tutti ingredienti che secondo me per chi è appassionato di cucina orientale si trovano un po' nei, sì, vari negozi trova, di cucina, sì, etnica, sì, vero? Sì, sì, li devono avere nell'armadietto della cucina. A parte che oggi devo dire che anche online si riesce veramente, sì, a reperire, sì, tutto, quindi insomma per chi volesse provare a fare queste ricette a casa non avete la scusa che non avete trovato gli ingredienti, perché si trovano molto facilmente. Sì. Poi mettiamo metà di cucchiaio di zucchero. Io utilizzo spesso zucchero di canna. Brava. Perché anche più è arricchisce il sapore, no? È vero, più ha più sapore, sì, è proprio vero. Sì. Ha più aromatico. Io preferisco utilizzare, se finché nel piatto non bisogna venire bianco, utilizzo zucchero di canna. Noi stiamo facendo veramente un grande percorso, perché abbiamo iniziato con la cucina cinese e adesso siamo arrivati alla cucina giapponese. Devo dire che ci sono delle cose in comune, ma comunque sono molto differenti. Sono molto differenti, entrambe bellissime. Ma anche Maki, quando è venuta l'altra volta qui da noi, che abbiamo fatto una serata con Jun, ha scoperto tantissime cose che nemmeno lei se l'aspettava, che ci fossero che così bello, tante differenti. Che bello, che bello. Allora aggiungiamo salsa di soia, sempre due cucchiai. Ok. Poi questo facciamo cuocere per circa 5 minuti. 5 minuti? Sì, è giusto... Si cuoce pollo e cipolla. Ok. E allora, il nostro pollo è cotto, Maki? Sì, è cotto. Senti che profumo. È passato 5 minuti. La salsa di soia si quindi... Ah, le uova anche, sì, ci vanno. Sì, scegliamo le due uova. Vuoi una frusta, Maki? No, grazie. Maki con le bacchette... No, perché il segreto poi, non bisogna mescolare bene. Un po' rimangono bianchi, va benissimo. Ok.
quindi alziamo la fiamma. Cioè le bacchette sono polifunzionali, svolgono sì, funzione di cucchiaio, coltello anche, frusta non so e forchetta. Non poi mettiamo cose. Qui. Infatti. Poi qui non bisogna mescolare tanto, quindi cambia cucchiaio, sì, a modo che si cuoce un pochino. La cosa che mi sta proprio in parte quasi incuriosendo è proprio la mancanza di olio, cioè lei praticamente non l'ha utilizzato per niente, quindi comunque è una cucina anche molto light. Allora impiattiamo. Io non ho mai visto un giapponese grasso. Non mi è mai capitato, siete tutti magri, non è giusto. Forse metabolismo? No, diciamo che secondo me la vostra cucina è anche molto sana sì, e poi avete molto la cultura del benessere, cosa che da noi manca un po'. Mettiamo riso cotto. I romani ce l'avevano insegnato, mens sana in corpore sano, però poi ci siamo persi un po' per strada. Più o meno in porzione questo. Quanto è bello questo riso. Quindi mettiamo da sopra questi già cotti. Quindi l'uovo non deve cuocere tantissimo. No, perché rimangono un po' morbido dove deve essere. Ok. Quindi. E questo sì che è un piatto unico. Okay. Quindi decoriamo con questo cipollotto tagliato e messo sotto acqua, così il risultato è questo. Ah, ma aspetta, cipollotto? Sì, cipollotto fresco? Sì. Sono la parte di sopra? Sì, la parte di sopra. Ok. Ok, il piatto è pronto. Che meraviglia, che bello, di una semplicità incredibile. E allora Maki, complimenti per questo piatto, rifatelo a casa e che dire, salutiamo con il tradizionale saluto giapponese? Saltiamo. Ce lo insegni? Com'è? Sì. Così? Andiamo? Okay. Sayonara! Le spezie sono tra alimenti più ricchi per la mente e il corpo, bisogna saper conservarli però. Importante tenerli lontano dal calore, lontano dalla luce, dall'umidità, meglio tenuti nei contenitori ben chiusi, non nelle bustine di plastica.